Ciao Birdman o Claudio, come vuoi che ti chiamo oggi? Ciao. Beh, preferirei oggi. Sei senza cappello oggi. Sì, oggi sono in veste, diciamo, normale, nella mia veste umana, per cui preferirei Claudio Montuori. Che diciamo si addice più alla situazione che vorrei spiegare. Raccontaci, so che hai adesso un canale YouTube. Sì, infatti, sto lavorando. È il tuo primo canale perché di video se ne vedono tanti tuoi, però è la prima volta che metti tu qualcosa per Sì. anche promuoverti, per fare in modo di farti seguire da tutte le parti del mondo, perché so che hai fans anche in America, ovunque. Sì, data le circostanze, la quarantena che diventa un'ottantena, date le circostanze, per me è importante avere un'alternativa, che dia ancora degli stimoli, di creatività, di espressione, espressivi. E che magari divulgandola nei canali in rete, divulgando possa avere dei consensi che mi aiutano perché in effetti per un artista di strada stare 2 mesi È vero. senza poter fare cappello, perché noi viviamo del cappello. È l'unica fonte di reddito, diciamo, che io ho, perché Sì. non ho nessun altro sussidio o sostegno. Ci ho provato, ma non me li danno, perché so proprio. Comunque, ho pensato bene di avventurarmi in questa grande rete che per me io sono un po' un pesce fuor d'acqua, perché io sono un uccello. Sono abbastanza fuor d'acqua, posso rasentare l'acqua. Questo momento allora ti sta dando anche l'opportunità di destreggiarti meglio con gli strumenti. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna cercare Claudio Montuori su YouTube, Sì, c'è Birdman, il link, iscriversi al link iscriversi al link. e quantomeno visionare i video, dare un like. Che sono diversi perché tu stai preparando quasi ogni giorno un momento performativo da dedicare. Ai bambini e ai nonni in particolar modo, perché sono quelli un po' più, diciamo, un po' più colpiti in questa fase di pandemia, come la chiamano, e a loro, dedicata a loro. E anche de dedicata a me, perché ho tantissima voglia di comunque esprimermi. E il cappello è in rete, il cappello io Cappello in spero. rete, bella questa cosa, cappello in rete. E allora visualizziamo Claudio Montori, The Birdman, Magari. impresso con nuove cose, ma anche bello vedere anche nei giorni passati quello che hai realizzato. Quindi questa intervista è un invito a tutti di poter visualizzarti, ascoltarti, vederti in questo mezzo finché non potrai tornare sulle strade del mondo volando. Sì, in fondo comunque porto il messaggio degli uccelli a tutti e auguro a tutti serenità e leggerezza. Ciao, Grazie. ciao a tutti. Ciao.